puntata dedicata alla nostra cara Antonia Laganà che abbiamo in diretta telefonica. Buona domenica, Antonia, mi senti? Vediamo un po'. Pronto, Antonia? Pronto, mi senti? Sì, io ti sento. Ok, perfetto. Ok. Ciao a tutti. Buona domenica, prima di tutto, ben trovata qui nel nostro appuntamento offerto da Radio Studio 95. Antonia Laganà, che vorrei adesso un po' che ti potessi presentare a quello che è il nostro pubblico. Sì, allora io sono Antonia Laganà e sono la cantante regina finalista al Sarà Sanremo. Sono una dei 16 candidati che ambiscono a, diciamo, a raggiungere i 6 posti disponibili per Sanremo Giovani del Festival di Sanremo e dell'edizione del 2018. Il Sarà Sanremo andrà in onda su Rai 1 alle Del 21:25, 15 venerdì dicembre. 15, esatto, venerdì 15 dicembre, e per far sì che il mio sogno possa esaudirsi, sarà importante anche il contributo del pubblico tramite il televoto, che avrà un peso del 40%. Insomma non è per niente male. Quindi, insomma, Appunto. noi sensibilizziamo da adesso sino al 15 tutti i nostri amici per sostenere la nostra compaesana. Veramente un orgoglio, un grandissimo onore. No, io ti ho vista anche dal vivo cantare e devo dire che spettacolo di voce, grande Grazie. potenza. Accanto a me ho anche il collega Filippo Ti Pellicone. saluto, ciao Antonia. Mi Pronto? Sì, senti? vi Ah, sento. ciao, ciao, buona domenica. Allora, Buona Antonia, domenica a voi. prima di arrivare al Festival di Sanremo, o comunque speriamo, prima di arrivare a questi eventi, Antonia Laganà ha fatto di strada, ci sono insomma delle cose, delle tappe importanti da Sì. raccontare. Sì, allora le 2 tappe più importanti sono state il premio Mio Martini nel 2008 e poi nel 2013 il The Voice of Italy, ma sicuramente io sono un po' il risultato di tutto ciò che è accaduto nella mia carriera artistica, quindi a partire dal concorso territoriale fino poi ad andare a questi riconoscimenti più importanti. È stato tutto un po' un crescere nella mia carriera artistica e insomma sono riuscita ad essere nota al pubblico grazie ovviamente anche a The Voice. Sì, questa. E com'è stato questo contenitore? Poi anche paragonandolo adesso alla macchina di Sanremo, perché è qualcosa di chi lo vive dentro, anche le varie interviste, conoscere gli altri artisti, le varie differenze quali sono? Beh, le differenze sono che si tratta, beh, emotivamente le differenze in un certo senso ci sono, ma sono veramente molto sottili, perché indipendentemente diciamo, dal contesto in cui tu vai a cantare, l'emozione di cantare è quella ed è quella a prescindere da dove canti. Poi giustamente c'è comunque il distacco tra il The Voice e il Sarà Sanremo, perché il Sarà Sanremo comunque ti trovi davanti a un giudice quale Claudio Baglioni che ti sta giudicando per un'occasione molto importante, soprattutto per il fatto che Sarà Sanremo andrà in diretta, quindi rispetto al The Voice of Italy che comunque prevedeva una parte di programma Registrato. diciamo, registrato. Poi Sarà Sanremo è comunque quello scalino che ti dà il lancio a quello che la realizzazione del sogno un po' di tutti i cantanti giovani Che poi ed esordienti. quest'anno Claudio Baglioni ha voluto aumentare il numero dei Sì. partecipanti, perché ricordo un po' c'è stata anche l'anno scorso una grande polemica sulla RUA che sono stati esclusi, che poi hanno fatto la sigla di dopo Sanremo e in realtà andavano più loro, forse meritavano l'anno scorso il Sanremo Giovani. Sì, e proprio per questo motivo, vabbè, allora, Claudio Baglioni ha ritenuto tutti i nostri progetti artistici di qualità e quindi ha voluto aumentare il numero per questo motivo. Poi il fatto proprio per le polemiche che sono una sorte l'anno scorso in merito alla La RUA, rua, sì. quindi alla loro esclusione, ha fatto sì che quest'anno potesse anche intervenire il meccanismo del televoto e quindi dare voce al pubblico in modo da far capire quali siano effettivamente le preferenze del popolo piuttosto che quelle della commissione artistica. Quello che io ti faccio una domanda,
rispetto a quelli che sono i vari, insomma, come possiamo definire, i tuoi colleghi, c'è qualcuno che un po' temi o che avresti anche piacere nel vederlo con te a Sanremo e si sono creati anche, penso, dei rapporti? Perché, Allora, io in realtà scusami, il conosco poco. 15 praticamente ne passeranno, Sei. passerete 6, che Sì. due vengono anche da Aria Sanremo, se non Sì, sbaglio. Ecco, è quindi. così. Io non ho avuto modo di conoscere gli altri personalmente, perché il momento in cui diciamo, è stato quello di incontro è stato quando abbiamo fatto l'intervista da Vincenzo Mollica E poi le per la foto di Liga rito, se non Esatto. Esatto, sbaglio. quelle, Sì. esatto, e le foto poi un po' di gruppo, per così dire. Giustamente non bastano 5 minuti per conoscere una persona, per sciogliere un po' il ghiaccio, Certo. però nel caso in cui io posso esprimere comunque una preferenza un po' così a feeling, a Sì. sensazione, per me io ho un po' legato con Aprile e Mangiaragina e un po' un particolare feeling per Mirko il cane. Ok, quindi non Sì. questi sono che poi già ci sono, insomma, si possono ascoltare. Io conosco, insomma, abbiamo avuto anche qui in studio Ultimo. Anche quindi noi. Filippo, vuoi fare una domanda ad Antonia? No, Antonia, io auguro il bene per questo suo momento importante, no? Questo è un momento importante della tua vita. Sanremo è un Sì. palcoscenico importante, soprattutto poi per la tua carriera, perché immagino sia questo che vorresti fare da Io grande, penso insomma, che sia quindi il ecco. sogno di tutti, stare sul palco dell'Ariston per quei Sicuramente. 3 minuti. Ogni volta che ho intervistato dei giovani a Sanremo c'è un po' il sogno perché da lì poi si possono aprire vari scenari. Sì, certo, perché un po' Sanremo è quei sogni che uno fa quando è bambino e Ecco. dice io vorrei diventare così, vorrei fare questo. E poi quando piano piano ti avvicini a ciò che era il tuo desiderio da bambina, è un po' sembra surreale perché non sembra quasi vero. Ecco, È io molto bello. volevo chiederti adesso, Antonia, visto che abbiamo questa occasione di parlare con te, in questo momento come lo stai vivendo con i tuoi parenti, gli amici, insomma, Sì, momento importante, insomma, è un ecco. momento importante e lo sto vivendo assieme alle persone mie più care, quindi alla mia famiglia, un po' a mia madre, mio padre, Agli i miei affetti. cugini, Consapevole esatto, agli anche affetti. dal fatto che stai per affrontare un momento della tua vita, diciamo, molto importante sul palcoscenico Della del. villa Om, mi pare, villa Ormond. Om. Sì, ogni volta Quindi. questa parolina qui è un Sì. po'. Tra le altre cose, lo sai, Ma Filippo? sei molto tranquilla, Sì. da quello che No, in stiamo. realtà no, perché io sono una che fa le cose un po' per step, quindi oggi siamo ancora a domenica 10, Beh, sì. del venerdì 15 mancano ancora altri giorni, quindi piano piano l'ansia aumenterà giorno giorno che Vabbè. verrai Però io l'ho qui. vista, è una tipa tosta, Antonia, proprio del sud, si vede quei bei lineamenti che devo dire, ho con molto piacere, saluto anche Renato Maisano perché è lui che ti ha curato il look Sì, prima sì. in questo periodo, quindi Sì, insomma c'è stato sì, sì, anche sì, sì, sì. il nostro caro compaesano. Quindi Antonia, in questo momento noi ti auguriamo veramente, noi dobbiamo sostenerti più che augurarti. Grazie, Ecco, partiamo, grazie. io voglio dire questo ai nostri radioascoltatori, telespettatori, dobbiamo non augurare, ma dobbiamo far sì che un sogno diventi realtà e Grazie, noi infatti. dobbiamo, possiamo contribuire. Quindi venerdì, ripetiamo, 15 dicembre su Rai 1, prima serata, ci saranno le esibizioni di vari artisti e noi chi votiamo? Dove... Spero Antonia Laganò. No, no, assolutamente la nostra bella, brava compaesana Antonia Laganà, che ti vogliamo un affetto Grazie. grandissimo, un abbraccio virtuale da tutti i nostri Grazie. radioascoltatori. E come si dice in questi casi, Come si dice in questi non casi? si può dire in Non si diretta, no, non la dice. possiamo dire. Però Antonia, adesso desidero una cosa. C'è qualche altra Sì. domanda che No, vuoi no, fare? no, va bene così, dai. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Antonia, in questo Tante, momento? tanto volevo dire che di domande gliene faranno tante ancora, quindi La domanda, oltre a noi. curiosità, la domanda che ti fanno spesso in questo momento qual è?
Noi, insomma, del mestiere chiediamo cosa è, però qual è la domanda che, devo dire, la domanda che non te, che non ti piace, ma te la fanno sempre in continuazione, qual è? Beh, sono tutte, no, non c'è una domanda che non mi piace. A me piace un po' avere queste occasioni per scoprirmi, per poter far conoscere un po' di me agli altri. Questo no. È un po' la domanda ovviamente più frequente è di che cosa parla il brano. Questa sì, perché Ecco, si chiama, parla. Noi perché il titolo del brano si chiama Parli, non insomma. te l'abbiamo chiesto, dai, infatti. guarda, anche perché io, come dire, desidero, cioè, insomma, concentrare un po' sull'escursus, il percorso, però effettivamente ce lo vuoi raccontare, visto la Oltre domanda? alla voce, ecco, c'è qualcosa di tuo in questo, nel testo di questo. No, io in questo caso sono solamente una interprete e Sì? quindi canto ciò che l'autore del testo ha Ecco. vissuto in prima persona, che in certo senso sono anche le mie emozioni, le ho fatte talmente mie da sentirla fortemente mia, pur non avendola scritta. Bene. Quindi, allora Antonia, io Sì. spero che ci vediamo invece io e te al Sanremo. Sanremo. Per la parte delle interviste, questo è il mio augurio più forte. Io ogni Grazie. anno la nostra radio è presente, l'anno scorso siamo stati presenti e spero di essere lì con i colleghi e farti l'intervista per chiederti le emozioni sul palco dell'Ariston. Quindi è questo Grazie, l'augurio che io ti faccio. E adesso ti grazie. lascio 30 secondi per Sì. presentare il tuo pezzo. Presentatrice, guarda, cosa dice? Cari ascoltatori, su Radio Studio 95 va in onda Antonia Leganà con Parli. Cari ascoltatori di Studio Radio Studio 95. 95, sono Antonia Laganà e vi lascio all'ascolto la mia Parli. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.